Nel giorno dello sciopero generale indetto da CGIL UIL, anche il settore scuola scende in piazza per sostenere le ragioni dell'astensione nazionale del lavoro. Ma in Abruzzo a preoccupare è anche il piano di dimensionamento scolastico avanzato dalla regione. I tagli proposti riguardano le province di Chieti e Teramo, dopo il dietrofront sugli istituti comprensivi 1 e 7 di Pescara. L'allarme dei sindacati si appunta non solo sul futuro dei lavoratori, ma anche su quello che, a tagli fatti, sarebbe il nuovo assetto scolastico che penalizzerebbe ancora una volta soprattutto le aree interne, come rimarca Antonio Lagatta, segretario generale della FLC-CGIL per la provincia di Chieti. Oggi c'è un motivo in più per scioperare, quindi oltre alla perdita del potere d'acquisto per lo stipendio dei lavoratori della scuola, si perdono 400 euro al mese con l'inflazione del triennio 22-24, sono quasi 5.000 euro al mese. C'è un altro motivo per i lavoratori di questo territorio per scioperare. La regione Abruzzo nei giorni scorsi ha calato un taglio drammatico nelle scuole, nel sistema pubblico di istruzione della provincia di Chieti, ridimensionando 6 istituti scolastici che diventeranno 3 nuove scuole, accorpato Quadri a Villa Santa Maria, l'istituto di Buonarroti di Ripatiatina con Miglianico, e ha creato un istituto tecnico industriale e commerciale a Vasto di cui non avevamo minimamente discusso nei tavoli che ci sono stati. Per noi questo è stato un grave attacco alla qualità della formazione nel territorio abruzzese, e sappiamo purtroppo che molti di questi risparmi andranno, diciamo, a finanziare anche attività scuole private sulle scuole pubbliche del territorio abruzzese. Tra tutti questi tagli forse il più tra virgolette balordo è quello che riguarda l'istituto alberghiero di Villa Santa Maria, il comprensivo di Quadri, perché così si verrebbe a creare una popolazione scolastica che comprende alunni dai 3 ai 19 anni. Sì, purtroppo era, diciamo, l'accorpamento più atteso, ma è un accorpamento che elimina 2 consigli d'istituto. Avremo quindi scuole che verranno governate con una dirigenza e con un commissario ad acta, almeno finché non verrà risolta questa situazione straordinaria. Ovviamente ci sono anche altri tagli nella regione, ce ne sono altri 2 nella provincia di Teramo. Non sono state toccate invece le province dell'Aquila e di Pescara, o meglio, Pescara si è ritornata indietro sull'istituto comprensivo 1 e 7. Quindi la nostra provincia, la provincia di Chieti, è stata quella più colpita da questo provvedimento regionale. La strada è già tracciata o si può cambiare percorso? No, noi chiediamo che entro la fine dell'anno ci sia un'ulteriore deroga, che questi tagli non vengano poi definitivamente applicati. Abbiamo notizia che insomma, alcuni comuni e alcune istituzioni, adesso vedremo in che misura anche i sindacati, potremo appellarci a fare ricorso contro questo provvedimento.